Dobbiamo assolutamente liberarli. Le trappole d'ombra sono più resistenti di quanto pensassi. Lascia che ci provi anch'io. Posso provare a trasformare le ombre. Magia non ha effetto su di loro. Deve esserci un modo per aprire queste trappole, ma senza far del male ai pirati. È troppo rumorosa. Stella è davvero troppo rumorosa. La sua voce stridula si sente in tutta la città, anche con la musica a tutto volume nelle orecchie. Sembra una giornacchia! È vero, è insopportabile! Stella non è simpatica né divertente. Stella racconta delle barzellette che fanno ridere solo lei. E se qualcuno una volta riesce a ridere, ride proprio di lei! È talmente disperata! Facciamo di tutto per toglierci dai piedi quella cornacchia, ma ce la ritroviamo dietro come un cucciolo! Sei ridicola! Lasciaci in pace! E poi è davvero brutta! Stella, sei brutta! È terribilmente noiosa. Come sei noiosa? Io non piaccio a nessuno, sono sola. Seguitemi. Certo, guarda! Ehi, che cosa pensi di fare col mio telefono? Primo giorno di scuola? Non preoccuparti, ti piacerà e il tuo look è azzeccatissimo! Oh, ti ringrazio! Già, secondo te dovrei sentirmi meglio? Sei una ragazza veramente superficiale. Sei convinta di aiutare gli altri, ma in realtà lo fai soltanto per te stessa. Se vi sentite tanto brave, mi chiedo perché allora non ve la cavate da sole. No! Cosa ho combinato? Aisha, Tecna, per favore! Tornate qui da me! Bene, possiamo dire che adesso la festa è finita. Stella è rimasta da sola ed è stata sconfitta unicamente dalla sua stessa paura. Esatto, la paura di non piacere a nessuno. Quella ragazza si sta distruggendo con le sue mani.